ospite più illustre, lo possiamo dire senza tema di smentita, questa sera alla presentazione della squadra ciclistica Europa Ovini qui all'Università d'Annunzio di Chieti, l'arbitro internazionale Nicola Rizzoli. Una domanda è d'obbligo: come mai questa sera qui a Chieti? Beh, innanzitutto per amicizia di Gabriele, che sta facendo qualcosa di unico. Io l'ho conosciuto prima come amico, prima come persona, e poi dopo mi hanno spiegato tutto quello che faceva, e credo che sia e abbia messo in piedi un movimento non indifferente, con passione, con voglia di fare bene, e abbia costruito una squadra per poter competere ad alti livelli, che credo che sia quello che tutti ci auspichiamo qua. Prima parlavamo a microfoni spenti, siamo in Abruzzo, ovviamente la squadra più rappresentativa della nostra regione, il Pescara. Diciamo, lei ha arbitrato tante volte a Pescara, in Serie C, in Serie B, in Serie A. Che ricordi ha delle partite dirette all'Adriatico e un po' dell'Abruzzo, un pubblico, quello di Pescara, molto caloroso? Sì, no, senza dubbio, un pubblico caloroso, un bel pubblico, un bello stadio. Credo che sia in palcoscenici che si è meritato sul campo, e questa è la cosa più importante. Una squadra che lavora molto, in questo momento probabilmente ha qualche problemino in fase conclusiva, ma sono cose che possono passare da un momento all'altro. Quello che posso dire di questa città è che è una città meravigliosa, si mangia molto bene, ci sono degli arrosticini meravigliosi, non per niente dietro alle mie spalle ce ne sono, e ha delle caratteristiche che comunque sia rende piacevole trascorrere qua qualche weekend.